La leggenda vuole che quest'estate calda e afosa, appunto del 1815, c'è del tabacco all'aperto, un acquazzone improvviso, quindi inzuppa tutto il tabacco perché non c'è tempo di proteggerlo. E a questo punto viene il bello, perché c'è da decidere se buttarlo o utilizzarlo in qualche modo. E viene deciso di utilizzarlo per fare dei sottoprodotti da vendere a basso costo. E questi sigari di fatto hanno un grande successo, vengono richiesti, e qui nasce, diciamo, il sigaro fermentato, inizia la nostra storia. L'Italia è il primo paese produttore di fascia Kentucky. Se ne producono circa 600-700 tonnellate all'anno. Per avere un riferimento, negli Stati Uniti se ne producono soltanto 200. Il tabacco Kentucky, rispetto ad altre varietà di tabacco, ha sicuramente un odore molto più intenso e anche un gusto molto più forte poi per i fumatori. È diventata sicuramente nella zona la varietà più coltivata, perché i coltivatori si sono abituati, quindi hanno affinato le tecniche, e infatti non a caso è uno dei tabacchi ricercati. È gente che è nata con questo prodotto e ognuno di loro è molto legato a questo prodotto. In famiglia si è sempre prodotto tabacco, che io ricordo, proprio perché forse ci sono nato, ho sempre vissuto in questa realtà. Noi facciamo tutto a occhio, diciamo, quindi là serve la bravura di chi lo fa e l'esperienza, se no non riesci. Ci vuole sicuramente passione per fare questo nostro tempo, senza dubbio. L'impollinazione serve per far incontrare due piante appartenenti a varietà diverse. Con questo incrocio cerchiamo di sfruttare le parti migliori delle due piante. Le principali sono due, che sono la 171x104 e la varietà Fogliano. Ambedue sono registrate a nome di MST, e MST c'è l'esclusiva della produzione del seme e della produzione del tabacco con questi semi. Il seme, una volta prodotto, viene sottoposto a due esami. Il primo esame riguarda la verifica OGM free, la seconda prova è quella che riguarda la percentuale di germinazione. Il trapianto si esegue nel mese di maggio fino a metà giugno. Il terreno deve essere preparato in modo ottimale anche per favorire l'attecchimento delle piantine. La raccolta avviene manualmente, vengono raccolte principalmente le foglie più alte della pianta, poi a scalare vengono raccolte le foglie mediane e infine le foglie più basse. A quel punto il tabacco affumicato con dei fuochi a fiamma diretta, ovviamente controllati, per diversi giorni, in modo tale che le foglie arrivino ad una colorazione marrone omogenea, quella idonea che poi andrà a formare il prodotto da sigaro. La selezione viene fatta presso i produttori di tabacco, sono gli stessi agricoltori che cerniscono queste foglie e le suddividono nei vari gradi. I tipi di foglie che andiamo a selezionare sono fascia, che si suddivide a sua volta in fascia scura e fascia chiara, che serve per l'esterno del sigaro toscano. Poi passiamo ai ripieni. Il ripieno pesante, che diciamo è il più pregiato tra i ripieni, il ripieno bello scuro, corposo, che dà aroma al sigaro, è quello più importante, che deve avere una foglia integra per metà. Passiamo al finale, ai trinciati. I trinciati, che praticamente tutto lo scarto, che può essere una foglia cotta dal sole oppure una foglia che ha avuto dei traumi durante il trasporto. Quello che noi chiamiamo fermentazione è un processo di trasformazione profonda che subisce il tabacco. Quindi da questa massa di tabacco come 200 anni fa parte spontaneamente un processo di trasformazioni chimiche dal bagnamento, quindi dall'inzuppare il tabacco di acqua. Dopodiché, quando è raggiunto il pH finale, quello che consideriamo ottimale per indicare la fine della fermentazione, la massa viene aperta, viene disfatta ed è pronta per andare alle fasi successive. Il tabacco, quello che andrà all'interno della fascia del sigaro, viene inviato mediante un sistema pneumatico all'impianto di
profumazione. Quindi viene a contatto con questa nuvola, questa nebulizzazione di miscela di aroma. Dopo un tempo stabilito, il tabacco esce dal cilindro e viene conservato per circa 24 ore in contenitori chiusi. Quindi il giorno dopo questo tabacco aromatizzato viene inviato al reparto confezionamento per la produzione di sigari aromatizzati. Da questa idea nel 2001 è nato nello stabilimento di Cava di Tirreni il primo sigaro aromatizzato, che era un Toscanello Aroma Anice, oggi Toscanello Blu. Poi nel 2003 è cominciata la produzione del Toscanello Caffè, oggi Toscanello Rosso, che è il sigaro aromatizzato di cava più venduto in assoluto. Le sigaraie sono tutte donne un po' perché penso anche lì fa parte un po' della storia, no? Ma secondo me è la mano della donna, ci vuole una mano più fine, no? Più delicata, diciamo così, che riesce un po' a fare il lavoro manuale. Per me appunto essere sigaraia mi sento di rappresentare un po' la storia di Lucca e portare avanti questa figura che ha 200 anni appunto di storia. L'addestramento dura 18 mesi. In quei 18 mesi si impara non solo a fare il sigaro, ma ad aumentare la quantità e a perfezionare il sigaro. Per fare un sigaro la parte più difficile è creare il ripieno che va dentro, quindi te hai delle foglie tagliuzzate sul grembo, sul grembiule fatto a sacco, lo cominci a lavorare facendo questo movimento che è amalgamarlo insieme e quando pensi di avere più o meno la giusta misura cominci a dalla punta a rotolarlo mantenendo un certo movimento per arrivare fino alla chiusura. Più o meno è questa la lavorazione, che sembra facile a dirsi, ma ci vuole del tempo per impararlo. In un mondo dove si sta facendo quasi tutto a macchina, ritrovare un prodotto artigianale, insomma, ha del suo bello. Quindi io sono molto orgogliosa. La stagionatura del Toscano è ancora per certi versi sconosciuta. Ci sono dei processi fermentativi e di affinamento del gusto che rendono così particolare il prodotto. Per sigari più pregiati la stagionatura mediamente arriva a un anno, una fase molto importante dal punto di vista dell'affinamento del gusto e dell'aroma del sigaro. Attualmente chi ha l'onere e soprattutto l'onore di mantenere le ricette, di inventare, di sviluppare ricette per i nuovi prodotti sono i blender di manifatture sigaro toscano, cercando di utilizzare sempre il top al fine di mantenere inalterato e tipico il gusto tradizionale di ogni ricetta. Il blender ha la competenza e la capacità di comporre i vari gradi di tabacco per creare una miscela di un prodotto da fumo che venga apprezzato dal fumatore. Per il lavoro del blender è necessario una notevole note di passione. La passione di poter realizzare un prodotto e la passione viene anche dal sapere che questo prodotto è apprezzato giornalmente da migliaia di consumatori. Quindi la passione, secondo me, è fondamentale per questo lavoro. Oltre alla passione, un valore molto importante è rappresentato dall'innovazione. Solo grazie alla corretta sinergia tra questi due valori che riusciamo a creare sempre nuovi prodotti che riescono a soddisfare le esigenze dei consumatori da oltre 200 anni.